Vai. Siamo a Romix e siamo con Michela Gasperini. Michela, raccontaci un po' il tuo cosplay. Io sono Shiro di Dead Man Wonderland e sono una ragazza con la doppia personalità. Da una parte è una ragazza semplice, quasi una bambina, e dall'altra invece è una serial killer professionista. E all'interno appunto di questo carcere è presentato ai turisti come una sorta di attrazione che vede i protagonisti, i carcerati appunto condannati a morte. E questi vengono uccisi direttamente ai turisti, ai quali viene presentato tutto come una funzione, come un gioco, mentre in realtà i carcerati sono condannati a morte veri e propri, appunto vengono uccisi direttamente davanti a, appunto, ai turisti e alle persone che vengono a visitare le attrazioni. Molto interessante la doppia personalità. E il motivo che ti ha spinto a interpretare proprio questo personaggio? Perché la sua prima personalità, quella che viene presentata, è appunto questa di una bambina comunque semplice, felice, spensierata in apparenza, ed è quello che sono io essenzialmente. Comunque anche un cosplay molto originale, non è molto portato da tutti. Insomma, mi piace anche il colore bianco appunto che indossa praticamente all'interno sempre della storia. Infatti è molto futuristico quasi, no? Sì, è molto futuristico, questa tuta anche aderente, anche comoda, semplice da realizzare, quindi essendo il mio primo cosplay ho pensato di portare questo soggetto che anche comunque caratterialmente mi assomiglia molto. Infatti c'è veramente stupido perché sei molto molto originale. E un'idea per il prossimo cosplay? Pensavo di realizzare un'altra ragazza sempre con i capelli bianchi, all'interno di un, diciamo, di una specie di cappotto rosso, ed è una ragazza che si chiama Argenta, appunto da questi capelli argentati bianchi. Quindi diciamo che il bianco è il tuo colore preferito? Sì, è un bel colore. Grazie Michela, sei stata carinissima. Grazie. Un bacio e al prossimo Romix. Ciao. Grazie a voi.